Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Catabiotico. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata parleremo di come formulare rapidamente una linea editoriale considerato i vostri interessi. E ci porremo il problema se è meglio verticalizzare il proprio blog e canale YouTube, ossia posizionarsi come un media monotematico, oppure se è preferibile ampliare in orizzontale il proprio blog, il proprio canale YouTube, posizionandosi in modo pluritematico. Una verticalizzazione comporta sempre, prima o poi, una rarefazione dei contenuti. Ragionando sempre solo di un unico tema, gli argomenti prima o poi finiranno. Resteranno solo piccoli aggiornamenti, causando così una rarefazione della cadenza di pubblicazione per i successivi contenuti. Questa strategia ha però il vantaggio di avere una chiarezza di posizionamento del canale, che è facilmente percepita dagli utenti. Viceversa, ampliare in orizzontale il proprio canale YouTube e blog produce un'ampia eterogeneità di temi trattati. Offrirà l'enorme vantaggio di non rimanere mai privi di argomenti, ma la pluritematicità potrebbe causare spaesamento tra i fruitori del canale, che potrebbero non percepire correttamente il posizionamento tematico del vostro blog o del vostro canale YouTube. Probabilmente, tra le due strategie, la migliore scelta è quella intermedia, ossia una focalizzazione pluritematica su un numero limitato di argomenti, creando playlist e bloggate in modo da avere delle sinergie. Poi voi creerete delle playlist e in particolar modo e anche dei tag che permetteranno, diciamo, agli utenti di scindere tra i vari temi, in modo tale da, diciamo, permettere agli utenti di distinguere i vari generi di contenuti e allo stesso modo avere anche un ampio bouquet di argomenti su cui potenzialmente i vostri navigatori e i vostri utenti potrebbero decidere anche di ampliare e di sostare per un periodo più lungo fruendo altri generi di contenuti. In questo episodio, dopo aver discusso rapidamente di quale potrebbe essere la migliore linea, andiamo a fare un caso pratico. Allora, facciamo un caso concreto. Immaginiamo che voi siate particolarmente appassionati di deserti e vogliate parlare di deserti. Non avete ancora un blog e valutate l'idea di aprire un blog dedicato ai deserti. Andate su Google e querate con la frase "i deserti", con la stringa "deserti sulla terra", e poi osservate la SERP di Google. Quello che andate a scoprire, che vedete più o meno bene nell'immagine, è che al primo posto c'è Expedia. Al secondo ci sono due link di Wikipedia, poi ci sono due agenzie di viaggio, c'è la rivista Focus, poi ci sono due notizie generiche in due portali. Come vedete bene, non ci sono blog dedicati nella prima pagina, comunque nel primo scroll non ci sono blog dedicati al tema dei deserti nel mondo. Voi vi andate a guardare i contenuti e, escludendo, diciamo, Wikipedia, che potrebbe essere in qual modo aggirato chiedendo praticamente il link come sito correlato qualora un domani apriste il vostro blog ricco di contenuti tematici proprio sul topic "i deserti del mondo", vi potete andare a chiedere: è possibile implementare una linea editoriale che permetta di dominare tutti i competitor della SERP di Google? Conteggiando che Wikipedia non è un vero e proprio competitor, ma potrebbe diventare rapidamente un vostro alleato. La risposta è sì. Particolarmente utili e preziose sono le indicazioni che vi fornisce già Google nella vostra schermata. Infatti, con le correlate vi dice già che le persone hanno chiesto anche dove si trova il deserto, qual è il deserto più grande del mondo, dove si trovano i deserti freddi, che cos'è un deserto freddo, e sono tutti ottimi argomenti da inserire nella vostra linea editoriale.
ossia sono quattro temi che già Google praticamente ve li fornisce in modo gratuito. Immaginiamo adesso che andiate su Google Trend e su Answer the Public, selezionando praticamente l'archivio italiano e querate con la stringa i deserti nel mondo. C'è poco traffico, ma comunque, considerando che avete trovato un buco SEO, ormai vi siete incaponiti e avete deciso che volete aprire un blog proprio sul tema dei deserti. Andate su Blogger e vi aprite un blog. Poi iniziate a implementare la vostra linea editoriale e questo è quello che adesso andremo a fare. Questo lavoro lo potete fare sia su carta e penna quanto su un word processor. Io vi consiglio un word processor perché poi chiaramente tutti questi titoli vi potranno rimanere lì e con un copia e incolla li potete inserire rapidamente nel calendario editoriale. Ad esempio, per incominciare a parlare del deserto del Sahara, deserto del Kalahari, deserto arabico, deserto del Negev, deserto della Mongolia, deserto australiano, deserto nordamericano, deserti sudamericani in alta quota, la fauna e la flora dei deserti, la desertificazione e il cambiamento climatico, la lotta alla desertificazione, la storia, le battaglie avvenute nei deserti, le antiche città perdute nei deserti, da Petra a Palmira sino al vecchio West, agenzie di viaggio a cui rivolgersi per viaggiare nel deserto, equipaggiamento per visitare un deserto caldo, equipaggiamento per visitare un deserto freddo, veicoli speciali per viaggiare nei deserti, le risorse dei deserti, petrolio e gas, cosa erano i deserti prima di essere deserti, il clima della terra nel passato, le popolazioni di ieri ed oggi che vivono nei deserti, le metropoli nei deserti, circuiti di rally nei deserti, gli sport praticati nei deserti, la cinematografia di Hollywood e gli sfondi del deserto, le religioni nate nel deserto, deserti e basi segreti, Area 51 ed UFO, il cielo e le stelle osservati dai vari deserti, perché ci sono osservatori astronomici nei deserti, il deserto di Marte, i deserti freddi degli altri pianeti del sistema solare, esistono i deserti in pianeti lontani, la fantascienza ed i deserti. Poi potrete programmare una serie di podcast dopo aver, diciamo, approfondito in modo verticale tutti questi titoli di bloggate. Potrete leggerle e sintetizzarle oppure remixare i vari articoli di blog in versioni podcast, remixando ovviamente eventualmente i contenuti, in modo da creare una playlist sul tema dei deserti nel mondo a sostegno del vostro blog, facendo attenzione ovviamente alle parole chiave. E poi basta, forse terrete un buon posizionamento, ma di certo poi prima o poi finirete gli argomenti di blogging e podcasting. La seconda strategia editoriale che potete porre in essere è implementare invece una linea editoriale sviluppata in orizzontale per temi assimilabili. Partendo dai deserti nel mondo e dalla sua verticalizzazione, potrete aggiungere, per inverso, le grandi foreste del mondo e poi verticalizzare, oppure anche i grandi oceani del mondo e poi verticalizzare, oppure ragionare per analogia, aggiungere successivamente i grandi deserti freddi dei poli e verticalizzare, oppure ragionare per complementarietà aggiungendo i grandi laghi del mondo e poi verticalizzare, le grandi pianure fertili del mondo e poi verticalizzare, i grandi fiumi del mondo e poi verticalizzare, continenti e climi preistorici e poi verticalizzare. La linea editoriale quindi muterà nel tempo, quindi partendo dal tema dei deserti del mondo migrerete espandendo in orizzontale alla linea editoriale della geografia del pianeta Terra. Dopo 1000 anni di posting quotidiano forse avrete esaurito i temi di cui discutere per il vostro blog,
il quale, assieme al podcast a sostegno, sarà diventato il punto di riferimento per naturalisti e studenti. Obiettivamente è anche probabile che a voi, di tutto l'intero tema della geografia del pianeta Terra, non ve ne possa fregare di meno, perché magari vi interessano soltanto i deserti, ma tutto il resto, le grandi foreste, gli oceani, i grandi laghi, le pianure fertili e quant'altro, non vi interessa proprio assolutamente niente. E quindi, oltre sul vostro blog a ragionare dei deserti, perché a voi vi piacciono i deserti, decidete anche di espandere con temi eterogenei, andando a ragionare di camping, di tennis, delle RC auto meno costose, di videogiochi sparatutto e di telefoni cellulari e quant'altro. In questo modo sviluppate in modo orizzontale per temi eterogenei. Questo posizionamento eterogeneo è caotico, quindi io ve lo sconsiglio, a meno che voi non riusciate a o cerchiate di porvi come un magazine, oppure riusciate a dare un filo di continuità ai vari argomenti, la maggioranza degli utenti che capiterà sul vostro blog di sicuro rimarrà disorientata. Quelli che magari saranno calamitati dai deserti forse potrebbero essere interessati da altri argomenti, ma non è detto. Quelli che capiteranno per, diciamo, sul vostro blog per i giochi, di sicuro non ne potrà fregare di meno di altri temi, come ad esempio i deserti oppure le RC auto. E quindi, in linea generale, questo posizionamento eterogeneo è difficile da fare, a meno che appunto non riusciate ad apparire in termini di personal branding particolarmente autorevole. L'ultima strategia da considerare è appunto la focalizzazione pluritematica. Immaginiamo che a voi appunto vi piacciono il tema dei deserti nel mondo, voi siete appassionati di tennis e ovviamente vi piaccia la vostra macchina, che magari è una Seat Ibiza TDI. In questo modo potete fare un unico blog con solo tre categorie, oppure fare tre blog diversi e varie playlist tematiche in YouTube sui tre argomenti, cercando eventuali punti intermedi di intersezione. Prima o poi il blog sui deserti sarà sospeso per esaurimento di tematiche, quelli sul tennis invece no, perché vi potrete nutrire di nuove partite di tennis che via via i mass media potranno andare a diffondere e voi potrete commentare e ragionarne. Mentre il tema della Seat Ibiza, immaginando che questa sia la vostra automobile, dipenderà ovviamente dalla storia della vostra auto. Questa strategia editoriale è per certi versi simile alla precedente, è però diversa perché ha meno temi eterogenei. Inoltre, eventualmente i temi eterogenei sono spalmati solo su tre categorie, quindi sul blog diventerebbe, diciamo, molto ordinato per un utente che arriva sul vostro blog la separazione di vari argomenti. Allo stesso modo su YouTube, dato che creereste tre diversi tipi di playlist dedicate ai vari generi. Oppure in alternativa potrete anche avere tre blog diversi, in cui ovviamente sono tutte e tre tematici, ma però fanno capo ad un unico, diciamo, blogger. Io spero che questa lunghissima chiacchierata vi sia tornata utile. Un saluto, ciao, alla prossima.